Angela Finocchiaro ha sposato recentemente il marito Danilo, un attore teatrale. Dalla loro unione sono arrivati i figli Nicolò e Nina. Angela Finocchiaro. I video con il marito ed i figli. Angela Finocchiaro, chi sono e il marito Danilo ed i figli. Oggi vedremo l'artista tra i protagonisti del film Ricchi a tutti i costi al fianco di Christian De Sica tra gli ospiti di Domenica in onda dalle 14 su Rai 1, dove si racconterà in un'intervista realizzata dalla conduttrice del programma, Mara Venier. Nata e cresciuta a Milano da una famiglia originaria di Catania, inizia il suo percorso teatrale negli anni 70, quando debutta nella compagnia sperimentale Quelli di Grock. Nel 1980 Angela Finocchiaro allestisce, con Carlina Torta e Amato Pennasilico, lo spettacolo Panna Acida, nome che passerà poi ad indicare un nuovo gruppo teatrale, e nel 1979 partecipa al film che le darà notorietà nazionale, Ratataplan di Maurizio Nichetti. A metà degli anni 80 si dedica al cabaret e alla TV quando entra nel cast della TV delle ragazze. La vediamo nel decennio successivo protagonista di serie televisive come Dio vede e provvede, A che punto è la notte tra le tante. Al cinema lavora con Daniele Lucchetti, Maurizio Nichetti, Cristina Comencini. La sua interpretazione nella Bestia nel cuore le vale il David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Conquista un secondo David di Donatello ed un nastro d'argento per Mio fratello e figlio unico. La Finocchiaro è nel film campione di incassi Benvenuti al Sud. Riguardo la sfera sentimentale, l'artista è legata ad un attore teatrale di nome Danilo che ha sposato recentemente. La coppia ha due figli, Nicolò e Nina, e vive in Toscana in aperta campagna, a ridosso del Parco delle Foreste Casentinesi. Angela Finocchiaro ha coinvolto i figli quando nel corso del lockdown ha pubblicato su Instagram alcuni sketch in loro compagnia.